attesa e speriamo che insomma parta una bella movimento dal basso, che in questo momento sta sempre a avere l'orecchio delle regioni in ascolto. Adesso c'è rimasto molto poco tempo per fare le domande, dovremo liberare la sala perché alle 1:30, scusate, alle 1:30 ci sarà una proiezione di alcuni PowerPoint dell'agricoltura sinergica, però sono le 12:55, possiamo andare ancora avanti un quarto d'ora con qualche domanda, poi dobbiamo lasciare la sala. Chi vuole fare la domanda? Uno, due, ok, chi vuole? Che voi sappiate nelle altre regioni, per esempio in Lombardia, no. C'è una situazione simile a CF o qualcosa con cui già collaborate? O dobbiamo riferirci a voi? Da lì dove tutto è partito nel 1978, quindi un'esperienza ormai trentennale, dove è nata la prima comunità di famiglia in questo stile, e adesso ce ne sono 30 in tutta Italia. Qui in Toscana, come vi abbiamo detto, ce n'è una da 12 anni nel Valdarno, a Figline Valdarno, una che sta partendo ora a Pulicciano, sempre in Valdarno, e una su cui stiamo lavorando e che speriamo possa partire entro quest'anno proprio a Firenze, a San Martino a Montughi. Quindi sì, la risposta è sì, Villa Pizzone è il punto dove puoi sicuramente trovare informazioni e comunque cominciare a avvicinarti a questo tipo di esperienza. E per quello che riguarda invece l'area familiare, rispondi te Laura, se ci sono esperienze. No, ho chiesto di accettarci. Aria familiare, diciamo che è un'associazione di secondo livello che ha carattere nazionale, perché diciamo che quando abbiamo fatto l'assemblea costitutiva c'erano persone da tutta Italia. Questo percorso invece di legittimazione dell'autocostruttore in particolare l'abbiamo avviato qui grazie appunto all'assessorato, l'assessore Buglia, alla regione toscana, i dirigenti dell'ASL toscana, il tavolo tecnico riunisce tutti questi diciamo rappresentanti che hanno competenze per la prevenzione e la sicurezza nei cantieri. Abbiamo iniziato da qui perché i membri attivi dell'associazione sono prevalentemente in Toscana, però siccome diciamo anche a livello di normative sulla sicurezza, a livello diciamo di tavolo di ASL afferiscono, loro partecipano a un coordinamento a livello nazionale, per cui se noi riusciamo nella nostra regione ad ottenere un protocollo, un accordo, sicuramente questo si diciamo avrà un risvolto positivo anche nelle altre regioni, perché in genere i protocolli e le circolari poi vengono condivise da questo punto di vista. Poi non so se a proposito di questo, no? Allora, noi ci siamo rivolti alla regione toscana, allora intanto ribadisco che area familiare è nazionale, quindi e la parte sulla sicurezza si riferisce alla normativa nazionale, quindi quello che abbiamo elaborato vale per tutta l'Italia. Però quello che volevo ribadire è questo, che noi ci siamo rivolti alla regione toscana perché la maggior parte di noi sono toscani, quindi è chiaro che siamo andati alla regione toscana, ma l'intento nostro non era tanto quello di avere una legittimazione, come dire, ufficiale, perché noi siamo convinti che lo schema organizzativo che noi abbiamo definito nel nostro regolamento, cioè le modalità di organizzazione organizzative dei nostri cantieri, siano a pieno titolo inseriti nella normativa vigente. Chiaro però che ogni volta che noi andiamo a costruire, vogliamo autocostruire, apriamo un cantiere in autocostruzione, dobbiamo riferirci all'ASL di competenza. Siccome sono modalità costruttive anomale, non convenzionali, ogni volta con l'ASL locale bisogna ricominciare da capo a spiegare, a far capire, a convincere, e questo diventava una cosa insostenibile, insomma, era troppo pesante. È per questo che abbiamo chiesto alla regione
di mettersi a un tavolo per trovare, come dire, un protocollo riconosciuto da tutte le ASL di competenza, riconosciuto da tutti gli organi che hanno titolo a entrare nel merito di queste problematiche, perché alla fine si faccia, non so cosa verrà fuori, un protocollo, una circolare, non è necessario che sia una norma, di modo che se io vado a Corseto, se io vado a Firenze, se io vado a Siena, ogni volta che chiedo di aprire un cantiere in autocostruzione, l'ASL di competenza sa che se seguo per certe procedure è tutto normale, è tutto legale. Quindi diciamo, noi siamo convinti, noi domani potremo aprire un cantiere in autocostruzione, capito? Perché pensiamo che i nostri cantieri siano cantieri legali. Un'altra domanda? Sì, grazie. Io voglio ringraziare tutti quelli che ho ascoltato perché ho sentito delle storie bellissime, delle esperienze veramente profonde. Sono arrivato qua con tante domande e una marea di disinformazioni riguardo all'autocostruzione che ne gira parecchia. E mi restano ancora le domande base. Si può fare autocostruzione? Cosa bisogna fare per far partire un progetto in autocostruzione? Può essere indicata, si può fare per qualsiasi progetto di casa, in città, fuori città, con quali vincoli, quali passaggi? Io capisco che il tempo è stato veramente poco, diciamo, questi aspetti tecnici sicuramente hanno bisogno di tantissimo tempo per essere toccati. E, diciamo, vorrei capire se il discorso è circoscritto adesso, quello che l'esperienza che si possono fare e il terreno fertile è soltanto in Toscana o anche in altre regioni, e se quindi questa associazione ASIA ha la possibilità, cioè, fa da cappello e da, diciamo, da supporto per chi in un'altra regione, parlo per me Umbria, può portare avanti un progetto di autocostruzione, sempre verificando vincoli paesaggistici, vincoli architettonici, cioè, se, perché quando parlava Laura non ho capito se chi vuole far partire un progetto in autocostruzione si associa all'associazione ARIA, diventa un autocostruttore e riceve supporto dall'associazione per capire come tutti gli aderenti al progetto, che non sono soltanto, quindi c'è la possibilità di far lavorare gente che non è al primo grado di parentela, ma qui con questa possibilità, quindi volevo capire veramente adesso nello specifico questo passaggio. Allora, ARIA Familiare ti dà proprio questa possibilità, no? Di entrare in una rete di volontariato, per cui possono entrare sul tuo cantiere tutti coloro che fanno parte dell'associazione. Allora, non si poteva, Laura non poteva parlarvi in 10 minuti su quello che è il nostro regolamento, perché oltre ad essere una cosa pallosissima, cioè ci vogliono ore e ore e ore per parlarne e per approfondire. Diciamo che sostanzialmente, come avrete già capito, e tutto l'ha detto anche la Sara, ARIA Familiare è una confederazione di associazioni di volontariato. Quindi se tu hai intenzione di costruirti casa, è chiaro che penso che non te la costruirà da solo, ci sarà comunque un gruppo di autocostruttori stabili che ogni volta che la casa, che il cantiere della tua casa è aperto, saranno presenti per darti una mano, perché in generale sarà così, insomma. Difficile che sia una persona sola, e comunque è bene che intorno a te tu riesca a costituire un'associazione di volontariato che poi si federa ad ARIA Familiare. Su questa associazione di volontariato conferiscono tutte quelle, prima la Laura ha parlato di tutte le responsabilità legate al datore di lavoro, al committente dei lavori, no? Previste dalla normativa. Ecco, tutte queste prerogative vanno a confluire sul presidente di questa associazione di volontariato, che quindi si fa carico di tutte queste responsabilità. Noi si dice presidente, ma potrebbe essere anche
uno del consiglio direttivo, alcuni membri del consiglio direttivo, no? Di queste responsabilità del committente e direttore dei lavori, cioè committente sì, ma datore di lavori. Possono essere anche i vari membri del consiglio direttivo, comunque di coloro che sono responsabili dell'associazione, cioè che comunque sono rappresentanti dell'associazione. Una volta che te hai costituito questa associazione, che è chiaro che deve avere uno statuto che sia in, come dire, in linea con lo statuto generale di area familiare, no? Cioè se tu sei uno speculatore edilizio, col cavolo che entri in area familiare, no? Mi sembra ovvio. A questo punto entri nella rete di area familiare, perché area familiare ha questa, sostanzialmente ha questa funzione di fare rete, cioè di mettere insieme tutti questi cantieri che si costituiranno in Italia per dare modo ai volontari di passare da un cantiere all'altro regolarmente e poi di far passare la comunicazione, cioè le conoscenze, l'esperienza. Quando ti dicevo, una cosa ottima sarebbe quella che quando un autocostruttore si è costruito la casa, poi faccia da tutor a un altro nuovo autocostruttore che si deve costruire la casa e gli passa la propria esperienza, come si fa a trovare il legname, la ferramenta, come ci si comporta nell'accoglienza dei volontari. Sono tutte cose che è più facile passare da autocostruttore a autocostruttore, che se no magari io glielo dico io, no? Glielo racconto io. Questo. Quindi area familiare ha questa funzione di far rete, di aiutare le persone nel percorso della formazione alla sicurezza e quindi di dare varie indicazioni su come fare per ottenere quegli attestati che diceva la Laura, e poi soprattutto all'inizio ha una funzione di filtro, perché c'è una cosa che a me mi arrovella un po' da un po' di tempo, che cioè io sono una che si prende paura spesso, avete capito? Perché ora, dopo che mi è passata la paura per l'autocostruzione, siccome da quando abbiamo cominciato a parlare di autocostruzione e che l'autocostruzione familiare, area familiare, ricevo tante telefonate, ricevuto diverse mail, ho visto che c'è tanto interesse, poi si è formata la rete toscana. Ho cominciato però anche a aver paura, in un certo senso, perché l'autocostruzione può essere un'arma a doppio taglio, certamente che tutte le persone che hanno parlato finora sono spinte da motivi più che condivisibili, no? nell'autocostruire, però è un tema molto delicato, perché comunque ci si muove in cantiere edili, insomma non è un ambiente, è un ambiente difficile, per cui bisogna stare molto attenti al problema di chi si fa entrare in questa associazione, no? Quindi ci devono essere anche dei filtri, perché ci può essere anche, la costruzione potrebbe al limite diventare anche una copertura del lavoro nero, cosa che non deve assolutamente succedere. Quindi l'associazione cercherà per quanto possibile di fare filtro. L'associazione poi avrà in mano uno strumento fondamentale, che è quello del feedback, no? Cioè alla fine come fare a familiare a controllare se non è questo problema del lavoro nero, oppure il problema se il fatto che gli autocostruttori, cioè le persone che si costruiscono la casa, sfruttano il lavoro degli altri, magari accogliendo male le persone, non trattandole bene, cioè non creando quel senso di comunità di cui abbiamo parlato. È il feedback. E quindi area familiare servirà a questo. Sul sito di area familiare, per ogni cantiere, chi va a lavorare lì potrà dire come si è trovato, che cosa ha trovato, che cosa ha imparato, e quindi è questo quello che fa area familiare. Quindi area familiare lavora su tutta Italia. Se te hai un progetto in autocostruzione, non sai cosa fare, non sai come comportarti, ti metti in contatto con l'area familiare e vediamo che cosa possiamo fare insieme. Grazie. C'era un'altra domanda? Sì, era collegata. Ah, scusa, c'era un ragazzo qui. Allora, ma il cavaliere non ce n'è tanti di questo periodo, allora la passo subito. No, giusto una specifica su alcune figure nell'esposizione di Laura prima. Sembrava che fosse necessario la presenza di membri del consiglio direttivo di area familiare, ho capito bene, oppure ti riferivi a membri del consiglio direttivo dell'associazione sì, dell'associazione affiliata, cioè perché praticamente area è l'associazione madre e poi si va a costituire un'associazione per ogni cantiere, perché ciascuno deve essere responsabile del proprio. Sospettavo che fosse così, grazie. Aria leggera.
Sì, grazie. Anch'io come il ragazzo precedente sono arrivato con tanti preconcetti e tanta ignoranza, mi avete chiarito un po' di cose, però io sono rompiscatole e ora ve le rompo. E io sono il presidente di un'associazione fiorentina che si chiama DRAMP e abbiamo finito adesso di fare come studio, la prima cosa, un progetto che non posso dire in autocostruito perché ci farebbero un mazzo tanto, però abbiamo sviluppato un ragionamento su da ragazzi, perché io sono il più grande e ho 29 anni da fare, siamo praticamente 7 architetti, 2 studiano ancora, abbiamo fatto questa indagine fiorentina dove ci sono più di 96 associazioni under 35 e più di 78 luoghi in disuso solo nel centro fiorentino, all'interno dei viali, per capirsi. E quindi dopo questi 4 anni di cosa noi abbiamo costruito il bar, la prima struttura temporanea completamente arresa, cioè non abbiamo comprato niente, sono tutti a restituzione, tutti i materiali, quindi io mi trovo benissimo con tutti i discorsi che avete fatto, perché invece di autocostruire portando la gente in cantiere ho fatto il lavoro opposto, cioè sono andato dalle ditte a cercarmi persone nelle ditte che fossero interessate al mio apporto, che era quello umile da arrivare, io vorrei fare questa cosa, come faccio? Loro mi davano il sabato pomeriggio vuoto e mi davano una mano a costruirlo. Quindi abbiamo costruito questo cubo di 3x3 in pallet e tubi innocenti, una banalata, ma perché i tubi innocenti sono il meccanico, si bilanciano un po' come vogliono. E il pallet, materiale utilizzatissimo, praticamente viene preso prima di che ci attacchino i tre piedini, noi l'abbiamo usato per tamponare, alla fine la ditta se lo riprende, ci attacca i tre piedini e lo riusa. Praticamente tutto questo discorso sta perché noi vorremmo cominciare a fare un ragionamento su, invece di costruire ex novo, cominciare a riutilizzare per un limite di tempo temporaneo, ok? Esatto, un uso temporaneo. E abbiamo scoperto una cosa interessante, cioè, per via delle beghe dove ci siamo infilati, abbiamo 3 amici avvocati che ci hanno seguito, e non esistono, ma per forza, perché il comune purtroppo, parlando anche con Sauro, è uscito fuori in tutti i suoi aspetti, cioè, io non voglio dire male, ma è proprio una cosa reale, cioè il comune non è un facilitatore, te non vai in comune e chiedi vorrei fare questa cosa, come si fa? Ti viene lì e ti dice questo no, questo no, questo no, cioè è un controllore, quindi sei te che devi portare le soluzioni. E quindi noi abbiamo cominciato a dire c'è bisogno di spazi, c'è bisogno di cominciare a costruire, c'è bisogno di usare gli spazi, di riportare un po' in vita, perché Firenze sta diventando tipo Venezia, e quindi questo apporto che voi avete descritto benissimo fino ad ora della partecipazione all'interno dei cantieri, il resto noi lo vorremmo fare dando la possibilità ai ragazzi di cominciare a creare eventi in spazi che non sono utilizzabili in questo momento per via della messa a norma dell'edificio di 500, voglio la paina dove cacciare, cioè tanto per essere chiari. E se invece ci si appoggiasse invece di scavare, se si usasse per una settimana un posto invece che per 6 mesi, per sempre? E qui arriva la domanda scomoda. Ora, io da quello che ho capito, voi praticamente autocostruendo vi sostituite alla ditta realizzante, però avete un committente privato che si prende le sue responsabilità, si associa ad Aria, che è la sua rete, la sua associazione, all'interno del quale c'è il filtro e il resto, comincia a costruire, ha le figure di riferimento e parte. La mia domanda è, quindi alla fine della fiera, per farlo nel pubblico, il mio committente è il comune? Perché se è così, è un delirio. Il committente chi costruisce? Può essere l'associazione stessa. Può essere l'associazione stessa. In questo caso, allora io offro una palla. Una convenzione, allora in questo caso per l'uso temporaneo, e quindi diventa, esatto, l'associazione, esatto, titolare. Era quello che senza penso. Contare che comunque anche i comuni e il pubblico potrebbe fare queste cose. Allora io offro il mio lavoro e chiedo una mano, perché mi stanno piovendo addosso richieste da tutte le parti per questa idea d'uso degli spazi, perché effettivamente, cioè, il mio rapporto da 28enne con un edificio del 500 è quello museale, punto, perché non c'è altro modo di interagire con un edificio storico, e mi piacerebbe tornare un po' al modello berlinese, no? Dove ora loro sono più fortunati, però è quello a cui miro, cioè c'è un sacco di posti belli fighi tutti a fare gli edifici, insomma a fare la riqualifica delle fabbriche, facciamolo dentro un edificio del 500 invece di farlo nelle fabbriche, cioè questa è la svolta. In più creiamo partecipazione, diamo la possibilità ai ragazzi di fare, come dicevi te, esperienza in cantiere, il famoso, si abbatte il famoso cerca s'apprendista con esperienza, che io ce l'ho qui da una vita, e è un po' una via di mezzo, cioè io vi lancio una palla, mi serve una mano, io non ho paura di lavorare, l'esperienza ce l'ho, la sto facendo,
e quando volete mi metto al tavolino e alla fine si è mancato sì. E poi volevo aggiungere una cosa su quelle cose che hai accennato, visto che c'è anche l'assessore che parlava di introdurre innovazione nella pianificazione, nei regolamenti edilizi, eccetera. Bisognerebbe poter pensare degli spazi di sperimentazione all'interno dei regolamenti dove non devi per forza metterti, cioè dove non ti possono chiedere tutto quello che ti chiedono per un edificio che sarà definitivamente utilizzato in un certo modo. Quindi il riuso, il tema del riuso è attualissimo e bisognerà fare qualcosa. No, ma su questo tecnicamente il cantiere loro non sanno come farlo, cioè quando siamo andati a chiedere ci abbiamo messo 3 anni perché il pallet è considerato per i trasporti in classe 1. Va bene, sì, scusa, in classe 1 nel senso incendio e lavabilità è considerato in classe 1 per la nave, per l'edilizia no, classe 3, cioè ci è voluto 2 anni, però ce l'ho fatta, cioè, quindi nel senso si può fare. Ora, il succo era questo, loro non sanno come gestire una richiesta di cantiere d'uso temporaneo di uno spazio. Cioè non lo sanno perché non c'è un precedente. No, non sanno come affrontare le richieste anomale. Esatto. E c'è una proposta di legge che è stata presentata da moltissime associazioni a Bologna, capofila, planimetrie culturali, a cui probabilmente parteciperemo anche noi, perché accanto al tema della sicurezza delle normative c'è anche il tema della defiscalizzazione, cioè non essendo ditte non possiamo accedere all'IVA agevolata e noi vorremmo poter invece avere le stesse agevolazioni, perché, quindi dobbiamo metterci insieme e più cioè, siamo meglio. L'autocostruttore all'IVA al 22, quindi questo è un costo, non da poco, è un costo. Grazie, facciamo le ultime 2 domande che poi dobbiamo assolutamente lasciare la sala. Ma io voglio fare un intervento molto breve. Io mi sono autocostruito la casa 20 anni fa, però non faccio testo perché sono un autocostruttore individuale, insomma ho trovato tutte le difficoltà di questo mondo. Ho fatto una biocasa e quindi mi sono trovato contro il comune e tutti gli organi, diciamo, ufficiali. Perché queste strutture non erano previste e non sono, credo, non sono neanche ancora previste queste strutture nuove. E volevo, cioè io ho capito da questo incontro che di fatto esiste sempre la difficoltà per l'autocostruzione, ma una difficoltà enorme, perché poi tutto sommato queste associazioni che si stanno in parte sostituendo a quelli che sono i compiti pubblici, cioè io mi sono chiesto perché il pubblico non ha già fatto una strada del genere, intrapreso una strada del genere per dare e consentire al privato di poter cominciare un percorso sull'autocostruzione, perché questa è la prima domanda, questa è la prima mia perplessità. La seconda perplessità è che il pubblico stesso, io insisto sempre sul pubblico, perché il diritto alla casa è un diritto pubblico di ogni cittadino. Lo Stato, fino a prova contraria, se un cittadino non ha la casa, la deve costruire. Cioè, gliela deve, o come minimo gli deve assegnare un alloggio. Allora perché, questo è un suggerimento che do anche alle associazioni, eccetera, che stanno intraprendendo questa strada, e volevo chiedere all'assessore appunto, insomma, non si potrebbe stornare una parte di tutti quei finanziamenti che vanno all'edilizia pubblica che non funziona, che in genere funziona malissimo, no? Attingere lì, da quei fondi lì, e permettere alle persone individualmente di poter usufruire in parte di questi finanziamenti anche attraverso queste associazioni, questi percorsi collaborativi, insomma, eccetera, eccetera, per poter poi autocostruirsi la propria casa, perché qui parliamo di prima casa. L'ultima cosa che volevo dire è che quando si costruisce la casa, io ho sempre una concezione di casa di tipo biocasa, cioè con tutte quelle che poi sono le normative, intanto bisognerebbe cominciare, come diceva Laura, a cambiare i regolamenti edilizi perché non prevedono assolutamente le biocase. Il mio comune mi disse: senti, se tu avessi chiesto la casa in muratura te l'avrebbero fatta data subito il permesso, mentre la mia è in legno, cartongesso, legno più cartongesso, quindi è impensabile. Però sto pensando, secondo me bisognerebbe anche percorrere un'altra strada, quella dei moduli standard, di biocase a moduli standard, cioè che abbiano in qualche modo un criterio molto semplice, è semplificato al massimo a livello di autocostruzione. Sì,
questa è la strada, un'altra strada che si potrebbe percorrere. Poi volevo dire che in realtà bisognerebbe tendere anche verso l'autocostruzione di modelli di case, di biocase, cioè case passive, case che prevedono anche quello che è il recupero energetico, perché questa è anche legge dello Stato, e quindi mi sembra che in questo caso se ne sia parlato poco, a parte insomma del paio che insomma è andata la sua esperienza. Se volete rispondere, assessore. Sì, sai, la politica e il pubblico risponde in funzione della costruzione di percorso per arrivare alla norma, arrivare. È un po' il ragionamento che si faceva prima. Bisogna saper cogliere quelle che sono le esigenze e vedere se si trasformano in norme, se siamo d'accordo. Certamente c'è un ritardo, sono stato io prima a dirlo, vediamo se perlomeno in Toscana questo ritardo si riesce in qualche modo a recuperare lo prima possibile, sapendo che non è facile rispetto a un'impostazione di come è stata data fino ad ora tutto il discorso dell'abitare, dell'edilizia, delle costruzioni in generale, che peraltro ha mostrato tutta la sua debolezza, perché la Toscana ha avuto, non credo sia la regione peggiore da questo punto di vista, ma ha perso più posti di lavoro questo settore durante la crisi, che fanno rizzare i capelli se si, il numero di imprese, il numero di posti di lavoro persi incredibili.